Ciao, il mio nome è Tullio Granatello. Da circa 25 anni il mio mestiere è costruire tamburi. Faccio questo perché da un'esperienza precedente di batterista, negli anni 70 ho suonato con varie band locali e nazionali, sia musica da ballo, liscio che musica rock, rock progressiva, con un gruppo chiamato Jumbo, abbastanza famoso in quegli anni. Da questa esperienza ho avuto l'esigenza di avere uno strumento con una capacità timbrica diversa dal solito, una possibilità di adeguare lo strumento a tutti i generi musicali, e mi è venuta l'idea di costruire una batteria con tante tavolette, con una tumba, e quindi ho iniziato a costruire strumenti di questo genere, utilizzando diverse essenze, diversi legni, da legni pesanti come l'ulivo, l'ebano, a legni leggeri come il pioppo, l'abete, il frassino, e ho scoperto che la massa, il peso del materiale determinava il suono del tamburo. E quindi mi sono dedicato sempre di più, per un decennio circa, a costruire questi cilindri con varie spessori, essenze e rinforzi, come in questo caso in legno, o in questo caso i primi tentativi in resina epossidica, che davano rigidità alla testa del tamburo, offrendo quindi un sustain molto molto particolare. Da questa esperienza ho dedotto alcuni elementi che mi hanno portato a considerare la producibilità dello strumento in una certa quantità, quindi una serie, e sono passato quindi, per ovvie ragioni, disponibilità del materiale, stabilità dei legni massello, a costruire i cilindri sempre ad oghe, ma in lamellare, cioè vuol dire accoppiamenti di varie essenze, di vario peso, di vario genere proprio, a forma di tavolette verticali ad oghe. Sto parlando di cilindri come questo, a suo tempo costruito con betulla, in questo caso betulla e acero mischiati, proprio perché intendevo realizzare e verificare l'incidenza della parte interna cilindrica o poliedrica, e verificare quale tipo di suono poteva generare. Questo strumento, ancora oggi in vigore, è costruito, mi ha dato grandissime soddisfazioni, però di fatto non bisogna fossilizzarsi sulle proprie ricerche. Il mondo della batteria è molto vario, e tanto lo è il mondo dei musicisti, che come per ogni genere musicale c'è un uso particolare delle pelli o dei diametri, la stessa cosa vale per la batteria. Ogni genere musicale vuole un certo timbro, quindi il massello è molto caldo, è molto diretto, non ha battimenti, ma a volte necessita uno strumento molto più aperto, molto più risonante. E quindi abbiamo in questi anni dedicato anche attenzione alla costruzione del cilindro, diciamo, tradizionale, cioè a fasce o di acero o di betulla, che sono gli strumenti maggiormente utilizzati, oppure andando a ricercare essenze particolari, come in questo caso gebrani o vari legni nazionali come frassino, come oak, stranieri, americani, oppure i soliti aceri, come questo esempio, molto particolare questo esempio, costruito a, diciamo, avvolto, non a fasce giuntate, ma a canna di fucile. È un prodotto italiano che non ha mai poi avuto sviluppi per gli esagerati costi di produzione. Comunque, un cilindro che consentiva una flessibilità notevole e uno spessore molto ridotto, 3 mm di spessore, un suono veramente eclatante, però i costi esagerati, per questa ragione in Italia non è stato prodotto. Dopo questi esperimenti, circa 3 anni fa, mi sono imbattuto in un vecchio strumento in metacrilato, in acrilico, diciamo così. E ho scoperto che anche questo materiale possedeva delle notevoli caratteristiche
sonore, timbriche. L'unica difficoltà era un po' la sua ridotta elasticità. Elasticità, diciamo, di accordatura. Non aveva una grandissima gamma timbrica, se non appunto una forza notevole sui bassi e sui medi. Però nel tentativo di modificare il suono qualche difficoltà emergeva. Anche ho iniziato la sperimentazione 3 anni fa proprio su questo materiale e grazie alla collaborazione con una delle più antiche, se non la più antica azienda produttrice di tubi in metacrilato, abbiamo sperimentato una nuova miscela di polimetile di metacrilato, cioè comunemente chiamato plexiglass. Questa miscela, con l'aggiunta di additivi stilorici, nel senso altri materiali che hanno permesso di realizzare un tubo molto più sottile, molto più elastico proprio. Questa elasticità e questa sua riduzione di peso, trasformata poi in tamburo, ha consentito ad avere un'incredibile elasticità proprio di suono, cosa inaspettata, non me lo sarei realmente mai aspettato di poter ottenere da un derivato del petrolio, una plastica, partendo dai legni esotici, bellissimi, stupendi, ottenere uno strumento con delle caratteristiche timbriche da me sempre desiderate, cioè questa possibilità di adattare lo strumento dalla musica jazz alla musica latina, alla musica rock, utilizzando misure molto contenute, che poi sono sempre state quelle da me preferite, cioè la cassa molto piccola da 16 pollici che ho, diciamo, portato sul mercato con presunzione negli anni 84, proprio perché non ce n'erano molte in commercio, cassa da 16x16, tom da 10x8 molto piccolo, timpano da 13 e rullante da 13 a suo tempo in massello, avevano riscosso un discreto successo e un discreto interesse proprio nella musica, specialmente nella musica jazz. Oggi, con quelle stesse misure, anzi addirittura ridotte, portate quindi a nel rullante da 13 a 12 e nel timpano da 13 a 12x12, molto profondo ma molto piccolo, con questo tipo di materiale ho ottenuto una escursione timbrica veramente notevole. E chiaro è che per misure molto ampie, e quindi partendo da timpani da 16, casse da 20 e da 22, avendo un materiale così sottile e anche se molto resistente, perché questi additivi stilorici permettono di avere la composizione quasi dico infrangibile, molto più resistente agli urti, con diametri molto ampi, è inevitabile che non posso permettermi di avere un'elasticità così forte. Al momento in cui vado a rendere forte la trazione, ho dovuto per forza di cose rinforzare i cilindri, specialmente sulle casse, per avere stabilità dimensionale. Però tutto ciò non variando questa veramente straordinaria caratteristica di trasformazione del suono semplicemente con l'ausilio della chiave. E ho prodotto i primi strumenti in metacrilato. Un altro componente molto importante che necessita questo strumento in metacrilato è questo tipo di tirante, apparentemente simile ai tiranti utilizzati dai tamburi militari di moltissimi anni fa, quindi con la giunzione tra i due blocchetti di un tubo, in questo caso leggerissimo, di alluminio, da noi prodotto anche in diversi materiali come può essere il metacrilato stesso, elemento ancora più leggero dell'ottone che consente ancora maggior riduzione di peso. Questo tirante è fondamentale perché
permette di distribuire la tensione su tutta la lunghezza del tubo, quindi evitando di forzare sul punto di bloccaggio, proprio perché lo spessore è molto ridotto, quindi evitare qualsiasi, diciamo, lesione del cilindro. Con questo nuovo tirante e questo nuovo materiale presento la mia nuova azienda, che oggi parte con questa produzione di metacrilato, non disdegnando legni tradizionali e adoghe, ma principalmente focalizzandosi su questo strumento che mi sta dando realmente una grandissima soddisfazione. L'azienda si chiama Volume e fra poco vi farò sentire come suona questo strumento. Grazie.